Bentornati in una bella boccata d'aria fresca. Questa è la quarta puntata di Kirandia e lui è Brandon. Io sono Astrale e adesso andiamo avanti con l'avventura. Dopo esserci lasciati alle spalle una grotta del serpente nera, buia, pericolosa e piena di imprevisti, eccoci all'aperto. Ricordate nella prima puntata quando vi ho fatto vedere questa mela rossa che ho conservato? C'è un motivo specifico e il gioco ce lo suggerisce proprio qui. Questo è un altopiano pittoresco. Oltretutto è fantastico questo sfondo. La foresta oscura. Se c'è un mercante qui vicino, mi comprerò dei calzini nuovi. Bravo! Sempre se sopravvivi alle troncate di albero in testa. Oibò, e dove mi trovo? Laboratorio di Zandia. Dove sono? Oh, la mia testa. Sta scritto sotto. Leggi in basso a sinistra. Che cosa sto facendo qui? Mi hai trasportato con la magia? Sei stato colpito alla testa e ti ho trascinato qui. Chi sei? Sono Zandia. Tu devi essere Brandon. Oh, perspicace. Eri bambino l'ultima volta che ti ho visto. Allora sei una vecchiaccia. Una pozione rossa. Stava facendo un filtro. E allora cosa c'è nel calderone? Una pozione per il viaggio nel tempo? Ritorno al futuro. No, è il mio bucato. Hai un bucato fucsia? Hanno Dharma e Brain almeno attivato le gemme sul tuo amuleto? Ne ho due. Due! Probabilmente guarigione e fuoco fatuo. Giusto. Hanno detto che non è rimasta loro molta magia. Nessuno è rimasto con molta magia. Puoi aiutarmi? Perché non vai su al castello e fai un tentativo con quello che possiedi? Per me va bene, morte certa sicuramente. E ci andrò, ma come faccio ad arrivare là? Dici. Oh no! Non ha fatto niente Dharma. E che doveva fare quel vecchio rimbambito? Mi ha detto solo di venirti a trovare. Zandia conosce l'alchimia. Potrebbe cambiare il tuo nome. E che cazzo c'entra? Per farmi cambiare nome con la chimica. Va bene, ti darò quello che posso, ma non me ne importa se tu sei il principe. Non ho intenzione di cedere il mio incantesimo dei vestiti o il mio acquario incantato. Il principe. Chi è un principe? Non te l'hanno detto! Non posso credere che non lo farebbero. L'hanno fatto. Se cammina così per 2 ore, si scava un buco sotto i piedi. Ascolta, Brandon, siamo nei guai. Non lo sapevo, guarda. Va alla fontana incantata. Sì? E riempi una bottiglietta per me. Provvederò a tutte le cose necessarie per le tue pozioni. Va bene. Mi ha dato una boccetta. Andiamo. Che strana tipa. Un principe. Principe di che cosa? Di sto ca... Ci sono degli occhi che sbucano da questa pozza. Vediamo cosa sono. Sei affamato, ragazzo? Ammazza che ragazzo! Salute! Fine di Brandon. Quindi ragazzi, non date da mangiare agli occhi che sbucano dai pantani. Sarà stato un principe invidioso trasformato in rospo. Foresta. Oh no!
Salve amico, come va la tua ricerca? Ho alcuni trucchi nella mia manica. Sei pronto adesso? Facciamo la giostra? In questo momento sto solo cercando l'acqua della fontana. Cazzo vuoi? Che peccato! Adesso il mio bagno del dito è noioso e devo divertirmi. Sì, perché prima il bagno del dito non era noioso. Bravo! Forse giocare a nascondino divertirà tutte e due? Se hai bisogno di acqua, prima dovrai sistemare la fontana. Non ti posso dire dove guardare. Per questo non è né giusto né divertente. È scomparso. Un fantasma. Però i danni li ha fatti, così tanto per un incantesimo. Laggiù non ci sono alcune parti facili? No. Beh, torniamo indietro a piagnucolare, dai. Andiamoci a sfogare con Zantia. La fontana è in rovina e non c'è acqua. Malcolm era là. Lasciami spiegare, Brandon. Senza l'acqua magica, nessuna delle mie pozioni può funzionare. Oh. Questo calderone può mescolare pozioni che, quando saranno combinate insieme, ti daranno l'abilità di volare fino al castello. Ma hai bisogno dell'acqua, giusto? Ne troverò un po'. Forse qualche spruzzata. Ma sì, dai. O potrei spremere un po' di muschio e licheni. Ma dai, sì, due gocce. Ora, che cos'è questa storia del principe? Su, su, parla, dici! Portami l'acqua magica dalla fontana prima. E poi ne parleremo. Ma come sei difficile. Però intanto mi dai un'altra boccetta. Collezioniamole. Mi sa tanto che non ce lo dirà mai questa storia del principe. Bene, allora il nostro buffone malvagio sta giocando a nascondino con la sfera magica della fontana. Cerchiamola. Dark Forest. La foresta oscura. Non ci sono altre sorprese? No, no. Solo che ogni tanto ci sono le mappe tradotte in inglese. Fa più effetto. Dark Forest. Cos'è? E cosa ci fa qui il calice reale? Lo chiedi a me? Prendilo. Sì, ciao. È bloccato? È spettrale. Che cosa lo tiene qui? Bah, non lo so. Lo scopriremo. Intanto, un alberello enorme con una porticina minuscola. Finalmente qualcuno con una porta principale. Perché tutti gli altri hanno le porte secondarie, no? Una cascata a cascatelle e l'acqua a catinelle. A garganelle. Dei mirtilli li prenderò. Possono essere utili. Carino l'effetto dell'arcobaleno nel laghetto. Piccolo muro. Vicolo cieco. E vicolo sordo. Ah! Credevo di aver sentito puzzo di bruciato. Proviamo a prenderlo, sì. Ehi, è rovente. E allora perché abbiamo questa pergamena, eh? Solo per ghiacciarci le spallucce? Ce l'ho fatta! Ho fatto andare via le fiammate. Bravo. Cos'è? Ah, pensa che io sia stupido? Adesso la sfera di cristallo! E
ci posso vedere dentro il mio futuro. Torniamo indietro. Sistemiamo la fontana, dai. Però passiamo anche da Zantia. Le diciamo che abbiamo trovato la sfera magica, vediamo che ci dice. Secondo me si incazza. Dice: vai a sistemare la fontana. Sono affamato, non ho pranzato. Oh, ci dà un'altra boccetta. Vediamo che dice. Abbiamo bisogno dell'acqua magica, Brandon. L'hai portata? Ah, ma sempre una cosa dici. Visto che sei vecchia bacucca, ti do una mano. Perfetto, adesso ci stiamo divertendo. Acqua magica. Io ne berrei una boccetta. Vediamo che succede. Salute! Deve essere buona quest'acqua magica. Andiamo da Zantia. Ecco la tua acqua. Grazie, Brandon. Tu sei un principe. Ah, adesso ce lo spiega. Il principe, veramente. Perché, per scherzo? I tuoi genitori erano Re William e la regina Catherine. Sapevi che Malcolm li assassinò e si impadronì della Gemma Kyra? Gemma Kyra? Noi lo avevamo rinchiuso nel castello. Ma ora è libero. Coglioni, l'avete lasciato fuggire! Me ne sono accorto. Malcolm! Quel vecchio buffone? Se guarisco la gemma, posso vendicarmi? Mi darà dei poteri? La guarigione sarà difficile. Sono sicuro che le vesti sacre sono andate perdute. Probabilmente Malcolm porta la corona. Avrai bisogno soprattutto di fortuna e di astrale che gioca. Siete voi mistici senza potere, non puoi curare la Gemma Kyra, soltanto tu puoi farlo ora. Il patto richiede sangue reale. E che devo morire? Che cosa dovrei fare? Mescoliamo una pozione. Vai a prendere alcuni mirtilli. Li ho già presi. Questi mirtilli non sono stati raccolti recentemente. Sì, vabbè. Ho bisogno di mirtilli freschi. Dai, ma do pure mirtilli freschi. Sì, è la scusa per mandarmi via. Mi ha preso per il suo schiavetto. Voglio provare questo tasto. Credo che lo proverò nel calice, cioè all'interno del calice. E mi trasformo in Calamite Man. Cosa vedo lì? Un mollusco! Che cos'è stato? Ehi, portalo indietro! Una pulce! Ehi, mezza calzetta! Sei lì dentro? Ma tanto anche se c'è dentro non ti vuole parlare, sicuramente. Andiamo a prendere sti mirtilli freschi per Zantia. Dei mirtilli. Saranno freschi adesso. Beh, e dov'è Zantia? Odora come una strana combinazione di erbe e spezie. Ma qui il tappeto è spostato.
Che cos'è questa? Una cantina? Scopriamolo. E giochi a nascondino, Zantia? C'è nessuno? Zantia? Ferma, qualcuno ha nascosto questo nel ceppo. Bella spiaggia! Sembrano dei Pegasi. Qualcuno è ricco. Oro massiccio. Chi se ne accorgerebbe se andassi a casa? Ma sì, proviamo. Andiamo a casa, Brandon. Ovviamente non è la soluzione quella. Però ci sono dei fiori. L'orchidea è un fiore esotico. Curerei che alcuni di questi alberi siano proprio come quelli del nostro cortile. Sono tutti uguali. Questo deve essere uno dei giocattoli di Zandia. Ha proprio la sagoma delle boccette, voi che dite? Sì, sì. Credo che bisogna fare un po' di miscugli. Bene, prepariamo qualche pozione adesso. Ragazzi, no! Mi sono dimenticato lo zaffiro, quello blu, nelle caverne del serpente. E sono tornato indietro, me le sono rifatte tutte senza mappa. Alla fine l'ho trovato. Stava nell'ultimissima stanza che ancora non avevo visto. Non vi dico quanto ci ho impiegato, eh. Sì, perché dovete sapere, lo zaffiro insieme ai mirtilli fanno una bella pozione blu. Il tulipano e il topazio fanno la pozione gialla. E il rubino famoso, quello del serpente che morde la mano della puntata numero 2, insieme al fiore esotico che ho trovato, fanno la pozione rossa. E quindi ho bisogno di questi elementi che ho lasciato indietro. E voi direte, giustamente, cosa te ne fai di queste tre pozioni? Blu, gialla e rossa? Bene, sono tre colori che vanno combinati insieme per ottenere ulteriori sorprese che vedremo più avanti. Eccolo dov'era, quel maledetto! E questo tulipano aveva un senso. Una breve visitina al rimbambito per vedere cosa dice. Firewood? Ma che cazzo vuol dire? Cioè, una parola inventata. Allora, per prima cosa facciamo una bella pozione gialla. Ammazza come tracanna. Doppia boccetta per ogni colore. Poi facciamo una pozione blu. E infine facciamo una pozione rossa. Le boccette magiche spawnano automaticamente. Ta-da! Allora, facciamo prima blu. Blu, blu, blu. E gialla. Ta-da! Pozione verde. Pozione rossa, arancione. Ta-da! Fucsia. A cosa serviranno queste belle pozioncine? Scopriamolo adesso. Secondo voi, scrivetelo nei commenti, questa fucsia che cosa fa? E questa arancione? E quella verde? Qualcosa mi dice che una di queste pozioni ci aiuterà ad entrare in questa porta. Scrivete nei commenti quale delle prime tre pozioni voi avreste bevuto qui davanti.
Oh, è diventato piccino! Rimpicciolman, il nuovo supereroe! Ma l'ho vista negli escrementi? Cos'è? Un anetto! Tu hai il mio calice! Io ho il mio calice! No, è mio! Perché lo vorresti? In confronto adesso tutti gli altri tuoi mobili sembrerebbero brutti. A proposito, dov'è il mio calice? L'ho nascosto in un posto molto sicuro. Dammi qualcosa di buono e te lo darò. Vuoi la pozione vuota? Che ne dici di questo? No, ho detto che voglio qualcosa di buono. Qualcosa di buono, quindi ha fame. Beh, io ho una mela, se vuoi la mela, tieni. Quella sembra buona. Non sono alto abbastanza per cogliere mele. Ebbene, dove è nascosto il mio calice? Ho nascosto il mio calice fuori all'aperto. Grande idiota. Va fuori a dare un'occhiata. Anche perché qua dentro un calice non potrebbe mai entrare. Quante mucidie che tiene in questa stanza. Non hai mai pensato di mettere delle scale? Col pettine. Ah, eccolo là. Cucù. Il calice reale, questo ci servirà avanti nel gioco. Bene, abbiamo risolto anche questo enigma. Tra poco ci salutiamo. Prima vi faccio vedere un'ultima cosa. Ecco qua. Allora signori, qua mi sa tanto che bisogna fare una magia, Torno alla laguna blu. Bene. Pozione verde o pozione arancione? Quale preferite? Dai, scrivetelo nei commenti. Veloci, veloci, dai, dai. Vediamo chi indovina. Bevo la verde o l'arancione? L'arancione o la verde? 5, 4, 3, 2, 1. Ecco la risposta. Allora, avete scelto quella verde? Beviamo quella verde. E la risposta è sbagliata. Non posso respirare. In piedi, su. Questa pozione serve sempre in qualche altro momento, quando uno si scoccia della vita, praticamente. Quella giusta era questa qui. La pozione arancione. E guardate che succede. Sento una sorta di strano... Era selvaggia. Ma che vuol dire era selvaggia? Comunque bello quell'effetto, un bellissimo cavallo bianco alato. Adesso ci troviamo su un'isola tenebrosa e scopriremo solo nella prossima puntata cosa ci aspetta qui in fondo. Bene ragazzi, un saluto da Astrale e ci vediamo alla prossima. Ciao! Metti un like e seguimi.